Però nella riforma c'è un sacco di altro. C'è la semplificazione delle regole per fare una legge. Oggi noi facciamo troppi decreti legge, ve lo dico con molta sincerità. Noi ne facciamo troppi anche noi. Adesso c'è in Costituzione un principio con la Costituzione rinnovata del voto a data certa. Se il governo ha la possibilità entro 70 giorni, il Parlamento deve farlo entro 70 giorni per poter approvare o meno un provvedimento di legge. Magari ci dicono di no. Ma almeno non c'è bisogno di ricorrere alla decretazione d'urgenza. Si semplifica il quorum per il referendum. Oggi il quorum è il 50% più uno degli aventi diritto al voto, sarà il 50% più uno dei votanti della volta precedente. Quindi si riduce molto per rispetto ai cittadini. Si aumentano gli istituti di partecipazione popolare. Se uno fa un procedimento di iniziativa popolare, oggi il Parlamento se ne può fregare. Cioè voi fate migliaia di firme. Arriva alla Camera un documento e la Camera può decidere se ascoltarlo o no. Con la nuova Costituzione, se voi fate 150.000 firme, ci sarà la possibilità di discuterne perché ci sarà l'obbligo di discuterne. Potremmo continuare a lungo con singole decisioni che fanno parte di questa riforma costituzionale.